Cutaro superò l'impresa più ardua di tutte, una sfida di mal di pancia e mal di denti. Dopo una ferrea dieta lampo, si incamminò verso il cimitero in cerca del sindaco e di una chiave per recuperare i frammenti rubati. Torniamo al racconto di Cutaro. Prima di dedicarsi all'attività di scienziato, Scimmia era un mimo che faceva ridere tutti. Ma vedere la gente che rideva di lui lo faceva arrabbiare. Deciso a migliorarsi, si mise a studiare duramente e impiegò le sue malefiche invenzioni per entrare nelle grazie di Re Orso. Il suo frammento della gemma lunare lo rese il più astuto di tutti, tanto da costruire il castello di Griselstein e da trasformare le zucche di Halloweenville in maligni dolcetti appetitosi. Ora, nel suo laboratorio della casa stregata, stava mischiando i 7 frammenti della gemma lunare di Cutaro con quello del generale Cane per creare un essere abominevole mai visto sulla faccia della luna. Un tempo gli abitanti della Luna accorrevano numerosi a Halloweenville. Quando però Re Orso andò al potere e si instaurò il vero terrore, il turismo prese una brutta piega. La città fantasma si trasformò in... beh, lo sapete, no? Ecco, visto? Non ne fai così pauroso. E ora, come facciamo a entrare? Signore? Ehi, signore? Ci potrebbe aprire il cancello? No! È aperto. E così si ritrovarono nell'angolo più tetro e pauroso della luna. Ma neanche la più terribile delle morti poteva distogliere il nostro ardimentoso Cutaro dalla ricerca del sindaco. Prima tu. Già, così Cutaro raccolse tutto il suo coraggio e si avventurò. Ho detto, Cutaro raccolse tutto il suo coraggio perché se non trovava il sindaco e la chiave della casa stregata poteva dire addio ai frammenti della gemma. Apparentemente a Cutaro serviva una spinta. Vedi di muoverti, coniglio! Audacemente, cioè senza aver paura, Cutaro si inoltrò nel cimitero. Il lugubre di un gufo si levò dagli inquietanti alberi nodosi e il nostro eroe si accorse che 2 occhi felini lo osservavano dall'oscurità e quasi lo trafiggevano. Tra le file di tombe si dimenavano bare ancora da seppellire. Non l'aprirai mica, vero? Non farlo! Non farlo! Qualcuno aveva scavato delle putride gallerie qualche metro più su. Non siamo soli! Una statua! Perché l'hanno fatta così spaventosa? Fantasma! Dai, taglialo! Io non ho paura dei fantasmi. Su, seguiamo quella strada. Coraggio! Ed ecco, qualcuno ha davvero il gusto dell'orrido. Andiamo di nuovo giù. E terrore fu. Yuhuu! Questa sì che è potente. Ah, ecco come si apre.
bel groviglio di ragnatele, eh? Cos'era? Ah, meno male. E poi, in un macabro crescendo, Cutaro si trovò la strada sbarrata da una bara di dimensioni epiche. Senti, questa conviene lasciarla chiusa. Una statua. Perché l'hanno fatta così spaventosa? No! Ah! Ah! Oh, pipistrelli! Sono un mucchio di pipistrelli! Ma vivono lì? Cervelli, cervelli! Fammi indovinare, mangia cervelli. Vuoi del cervello? Un po' di cervellino? Cervelli, cervelli! Cervelli, cervelli! Cervelli, cervelli! Cervelli, cervelli! Visto? Da tutta ossa a tutta testa! Cervelli, cervelli! Finito? Tutto qui? Avevano perlustrato tutto il cimitero, ma del sindaco di Halloween... No! Mani! Mani! Innumerevoli mani spuntarono dalla terra, pronte a trascinare Cutaro nelle oscure viscere della terra. Ah, che schifo! Guarda, poverina, quella talpa in fuga! Ce la puoi fare, talpa! Risali il tunnel! Chi è quel bambino? Era una delle tre birbe che Cutaro aveva incontrato nella cucina del Castello Nero. Succhiarti il sangue! Oh,
Non sei una giovane vergine. Non sei neanche un'umana. Ah, accidenti, quanto odio questa stupida luna. Ah, qui, lasciami in pace. Ecco, prendetele tutte. Non c'è più speranza. Cos'è questo odore? Oh no, no! Via, via! E odio il cibo italiano! Era come se i teschi stessero suonando una melodia. Forse dovremmo provare anche noi. Sì, jackpot!